ragazzi, rieccoci qua finalmente nell'angolo degli unboxing. Sistemiamo questo. Ok, perfetto. Ragazzi, come promesso nell'ultimo video dove andavo a provare l'iPhone più piccolo del mondo, video che vi è piaciuto tantissimo, quindi realizzerò quel video dove starò una giornata intera con l'iPhone più piccolo del mondo. Ma oggi, ragazzi, siamo con un gadget che avevo già preannunciato, perché sono finalmente, dico finalmente perché sono super contento di questa cosa, siamo in compagnia del DJI Tello, questo drone appunto della DJI che è fighissimo e non vedo l'ora onestamente di provare, perché come detto prima è il mio primo drone volatile, non ho mai guidato un drone con una fotocamera interna e non vedo l'ora di provarlo. Questa è la confezione, è un drone molto molto piccolo, sostanzialmente non è un drone professionale, è un drone giocattolo, un drone casalingo, se così possiamo chiamarlo, però è abbastanza completo per essere un giocattolo tra virgolette. Ha 13 minuti di volo, ha una telecamera che registra a 720p, quindi fantastico, fa le foto a 5 megapixel, ha la stabilizzazione elettronica dell'immagine, quindi anche le riprese che adesso andremo a vedere verranno abbastanza fluide, abbastanza stabilizzate, si connette ovviamente con il cellulare e con l'app dedicata. Finalmente andiamo ad aprirlo perché sono curioso come non mai, ragazzi, vi giuro che... no, l'ho aperto dal lato sbagliato, chiudiamo tutto. Quindi eccolo qui, lo andiamo ad aprire, ragazzi, vi giuro sto in un hype che voi non avete la più pallida idea. Ragazzi, è piccolissimo, cioè il corpo drone, cioè il drone in sé, il corpino qui è piccolissimo, poi le eliche sono belle grandi, quindi mi aspetto che vada anche abbastanza veloce quando andrà a volare. Ma mettiamolo un attimino qui e vediamo cosa c'è dall'altra parte della scatola, perché l'avevo aperto dal lato sbagliato, però c'erano alcune cose. Abbiamo questo che è di vitale importanza. Abbiamo il manuale di istruzioni che penso non mi servirà, spero, oppure essendo il mio primo drone forse dovrei dargli un'occhiata e quindi per questa volta il manuale non lo butto. Delle eliche di ricambio e una batteria sostanzialmente. Ok, non abbiamo più niente, non c'è il cavo tipo per ricaricarlo. E come lo ricarico? Quindi abbiamo qui una batteria, però DJI ha fatto la grandissima cosa di mandarmi un'altra batteria che posso volare in teoria per 26 minuti. E poi qui abbiamo delle eliche di ricambio qualora quelle già installate si vadano a rompere, cosa molto probabile perché l'andrò 100% a spaccare. Quindi detto questo, ragazzi, questo qui è il drone, questo praticamente corpo bianco si può sostituire in teoria. Esatto, adesso tipo ragazzi lo spacco sicuro, madonna raga, lo rompo sicuro. Che io spero che non l'abbia rotto. Comunque questo coso, questa cover si può cambiare, si può personalizzare e si cambia ovviamente anche tutta l'estetica del drone. Si può cambiare tutta l'estetica del drone. Poi si va tranquillamente ad infilare in questa maniera. Per ricaricarlo praticamente qui abbiamo un cavo mini USB che non è in dotazione, però vabbè. Sotto ci sono i vari sensori che penso servono per la stabilizzazione. Davanti abbiamo qui la telecamerina a 720p. Quindi andiamo a inserire la batteria che si inserisce nel retro in questa maniera. Ok, quindi andiamo ad inserire. E per accenderlo c'è un tastino qui sul lato destro, un LED che mi indica. Ok, ah sì, ok, qua davanti c'è un LED che però si è spento. Ok, adesso è viola, sta lampeggiando. E andiamo ad aprire adesso l'app. Ah, please connect the aircraft. Ok, quindi devo connettere the aircraft. E come facciamo a connettere the aircraft? Tello, ok, abbiamo trovato la rete non protetta, quindi adesso lo andiamo a connettere, perfetto. E ci siamo già praticamente, guardate. Ma raga, fighissimo. Cioè è perfettamente in tempo reale. No, che sbuco. No, troppo bello, raga. Tra l'altro c'ho la batteria scarica. La qualità delle immagini non sembra nemmeno bruttissima. Fly speed, slow e fast, VR. Immagini, noi non abbiamo il VR, quindi non ci serve. Bluetooth controller settings, non l'abbiamo. Wi-Fi, more. Ok, la guida per i principianti che ci servirà. Metric, photo quality, AIG, ovviamente. Battery warning, ok. Lasciamo tutto in automatico qui. Bitrate, ragazzi, lo mettiamo tipo a manetta così registra bene. Ok, non può volare perché c'è la batteria scarica, però questo tasto qui in alto a sinistra serve per far partire il nostro drone. Ok, queste sono le varie modalità di volo che poi andrò a vedere ovviamente all'esterno. Devo ricaricare la batteria, oppure sperando vado, ok, quindi proviamo a farlo. Raga, mi sto, vi giuro, ho paurissima. Porco Dio, no, compa, vieni qua, ehi, compa, vieni qua, compa. No. Bene, piano, frate, compa, piano. Ok.
Ciao. No, raga, guardate che stabile. No! Ah! Porca d***a! Ok, ehi, ehi, frate, vieni qua, piano. Che burro! È stata la cosa più emozionante di tutta la mia vita, vi giuro non la voglio rifare mai più. O comunque dentro casa non lo voglio fare assolutamente, quindi... adesso ci spostiamo in un luogo più consono a far volare un drone e proviamo tutte le caratteristiche del DJI Tello. Ok ragazzi, siamo alla fase del volo, anche se oggi c'è una giornata di me e c'è anche vento, ma proveremo comunque il nostro Tello drone. Quindi innanzitutto andiamo ad accendere cliccando il nostro tasto, andiamo a connettere il wifi del telefono al drone e proviamo a farlo volare senza farlo schiantare. Allora, innanzitutto vediamo quali modalità di decollo ci sono. C'è ovviamente la modalità di decollo classica. Noi possiamo andare a fare qui take off, quindi possiamo fare slide to take off e in teoria lui dovrebbe partire in questo modo, ok? Ovviamente non è partito perché lo sto tenendo in mano, però possiamo fare lo slide per il decollo. Invece una modalità figa, oltre a questa classica che noi poggiamo praticamente il drone a terra e facciamo il decollo, è questa qui che si chiama throw and go. Praticamente io vado a cliccare questa cosa e le pale, cioè le eliche, iniziano a girare molto lentamente. Non appena, e appena io faccio questo movimento qui, cioè praticamente devo prendere il drone e lanciarlo in aria e lui vola, vi faccio vedere. In questa maniera, più o meno, ed è volato. Quindi adesso già siamo nelle prime fasi del volo. Vediamo cosa può fare sostanzialmente sto drone. Può fare delle cose, innanzitutto guardate che è stabile. Cioè non sto toccando niente ed è veramente molto molto stabile. Possiamo fare gli 8D flips, che praticamente noi andiamo a disegnare un percorso e lì le segue. Ad esempio, facciamo queste azioni qui. Possiamo farle anche al contrario. Ed è una figata sostanzialmente. Possiamo fare così e lui gira tranquillamente e fa questi giochini qui. Per farlo atterrare abbiamo sia il modo di atterraggio semplice, che noi lo facciamo atterrare e va a terra così, oppure un altro metodo di atterraggio, possiamo farlo atterrare sulla nostra mano. In che senso? Facciamo così, mettiamo la mano sotto e lui atterrerà sulla nostra mano. Non c'è nulla di più semplice e soprattutto è figo. Oltretutto, come avevo detto, ha una fotocamera, quindi noi possiamo vedere in tempo reale quello che vede il drone sul nostro cellulare. E più possiamo fare delle riprese anche automatizzate, che adesso vi farò vedere. Ok ragazzi, quindi questo era il Tello drone. È un drone ovviamente giocattolo, però è molto figo. La qualità delle riprese non la so, adesso la metterò al computer, però guardandolo dal telefono sembrano molto molto fighe. Ovviamente si può usare tranquillamente anche in interno, perché c'ha i paraelica, quindi se sbatte a destra e a sinistra non dovrebbero rompersi le ali, ma comunque in dotazione le abbiamo. È veramente... io non avevo mai guidato un drone, però è veramente easy da guidare. E abbiamo provato praticamente le seguenti modalità di volo: sia quella a cerchio, che praticamente il drone va girando, crea un cerchio e va registrando in automatico. Questa è una modalità di volo automatica. Poi io ho anche utilizzato la modalità di video a 360, che il drone sta fermo in un punto e praticamente ruota su se stesso e fa una ripresa appunto a 360 gradi. E poi una ripresa molto figa, che è quella che mi piace di più, che noi ci mettiamo il drone davanti, è sempre in automatico, lui si allontana seguendo il nostro puntamento praticamente. La batteria dura circa 10-11 minuti, non di più, però per una registrazione, per una sessione di volo ci può anche stare. Quindi io direi che per questo video posso essere tutto. Spero che come sempre il video vi sia piaciuto. Ovviamente poi vi avrò messo le immagini registrate da questo drone qui in video. Vedrò come si vedranno. Io non le ho mai viste al computer, però guardandole qui dal cellulare sembrano molto fighe. Vi metterò adesso alla fine anche qualche foto scattata, perché fa foto a 5 megapixel. E vediamo anche come fa le foto. Però se questo video vi è piaciuto, come sempre vi devo lasciare un bel pollice in su a questo video. Trovate tutte le informazioni per questo drone qua sotto in descrizione. Fatemi sapere se voi avete mai provato un drone, avete un drone, volete comprarlo, questo lo comprerete, non lo so, ditemi voi. Da JumpyTech è tutto, ciao ciao!
We'll be right back.